In nome del Capo dello Stato, da oggi voi riconoscerete il generale di Corpo d'Armata Bruno Stano quale vostro comandante. Il passaggio di consegna ufficiale, che però non nasconde l'emozione, il generale di Corpo d'Armata Enrico Pino lascia il comando militare Esercito Veneto per raggiunti i limiti d'età. Il generale Pino ricorda gli anni trascorsi a Padova e tra le operazioni più importanti la gestione dell'emergenza alluvione. Ho attivato subito un ufficiale per la sala operativa e la mattina dopo sono andato a Vicenza, è arrivato all'allora Bertolaso, che era il capo dipartimento della protezione civile, e quindi abbiamo iniziato a dar vita a tutta una serie di concorsi che sono stati importantissimi per le città impegnate. Pino lascia il comando in un momento di importante transizione. Dopo la chiusura del comando difesa di Vittorio Veneto, Padova, nell'assetto riorganizzativo dell'esercito, diventerà la sede del comando forze di difesa interregionale nord. Assume una valenza ancora più significativa. Di questo mi fa piacere per la città, perché Padova è stata una città di grandi comandi, è sempre stata una città importante come comandi e ritorna ad essere un pochettino la capitale del nord-est per quanto riguarda appunto l'istituzione esercito. Al posto della generale Pino arriva il generale di Corpo d'Armata Bruno Stano. Ha gli stessi compiti di una regione militare, però con una vasta area che è tutto il nord.